Salve ragazze, ho cambiato leggermente le luci, nel senso che non è che ho cambiato le luci, ma dato che negli ultimi video sembrava che io fossi davvero bianca cadaverica, ho messo un po' di carta da forno davanti alle luci per creare proprio quell'effetto che usano tanto i fotografi. Vabbè, a parte questa piccola introduzione abbastanza inutile per voi, oggi voglio parlarvi di un prodotto che trovo davvero, ma davvero multiuso, che io uso per 10 cose fondamentali, anche se il suo nome non è 10 usi, ma è 1000 usi. Infatti sto parlando dell'olio 1000 usi, appunto, di B-Chic. Allora, io ne ho usato circa un terzo della confezione, che ne contiene invece 190 ml. Sembra che io quasi non l'abbia usato. Oh mio Dio, un terzo non è che sia poco, ma per l'uso che ne faccio è davvero poco. Adesso vi voglio dire gli usi che io faccio di quest'olio, ma prima vorrei parlarvi un attimino di quest'olio B-Chic. Allora, mi è stato inviato 5-6 mesi fa, quando sono usciti i prodotti multiuso di B-Chic. E io, da quando l'ho ricevuto, l'ho usato prettamente per gli usi descritti qui appunto sulla confezione, cioè sul corpo, sul viso, ma ne ho usato poco sul viso perché avevo paura che mi creasse comedogeni, e l'ho usato sui capelli. Questi sono soltanto 3 usi, allora perché c'è scritto 1000 usi, mi sono detta, e allora ho iniziato a sperimentare un po'. Vi dico le caratteristiche tecniche di quest'olio. Allora, contiene per il 98% ingredienti naturali. E l'ince è composto da tutti i pallini verdi e da qualche pallino giallo, secondo il biodizionario. Inoltre, contiene, diciamo, oli abbastanza pregiati, tra cui l'olio di noce, che non è sempre reperibile, e anche l'olio di mandorla, invece, che è un olio, diciamo, forse il più utilizzato in moltissimi cosmetici, moltissimi oli da massaggio. Allora, io ho usato quest'olio per il corpo e ho notato subito le sue caratteristiche positive. Infatti, idrata moltissimo, poi ammorbidisce molto le smagliature. Io purtroppo ne ho tante, le ammorbidisce molte e previene le future smagliature. E questo ve lo posso dire perché la pelle è davvero molto elastica e morbida, e poi ha una profumazione davvero molto carina e rilassante. Io però l'ho usato sul corpo sia come olio da massaggio, come olio idratante, lenitivo, e in molti modi sul corpo. Alla fine è semplice: subito dopo la doccia ne mettete qualche gocciolina sul palmo della mano e vi strofinate. Posso dirvi che nelle zone più aride, che per me sono i gomiti, agisce molto bene, perché anche il giorno dopo non sono così aridi, ma sono belli morbidi, non morbidissimi come il resto della pelle, ma comunque sono molto più ammorbiditi rispetto all'aridità che io ho. Parliamo adesso dell'uso sui capelli. Allora, io prima di tutto l'ho usato come ammorbidente dopo lo shampoo, sapete, tipo l'olio di semi di lino. Però ho notato che mi appesantiva abbastanza i capelli, quindi ho deciso di usarlo come maschera pre-shampoo. Ho inumidito un po' i capelli con uno spray all'acqua, l'ho messa principalmente sulle punte, ma non vi nego che lo metto anche un po' sulla cute, e l'ho lasciato agire tipo 2 orette, e poi mi sono fatta lo shampoo normale quotidiano. E ha ammorbito molto i capelli, evitando anche che io usassi dopo l'olio di semi di lino, perché già i capelli mi risultavano molto lisci e domabili, diciamo. Io non ho particolari problemi ai capelli, l'unico problema che ho ai capelli è che sono foltissimi e un po' crespi. Non riesco bene a renderli lisci perché ho bisogno di fare spazzole e forne, di passare un po' di piastre, ma non lo faccio spesso, quindi li rimango così gonfi come la natura me li ha dati. Però con questo prodotto mi si sono molto allisciati da soli. Poi un altro uso che ne faccio anche sui capelli è quello di aggiungere un paio di gocce all'henné. Si sa che se mettiamo troppo olio nel nostro composto di henné, verrebbe un composto che non aderisce al capello e quindi che non rilascia il colore desiderato. Vi lascio anche il link sotto del mio video in cui parlo dell'henné, che è molto più dettagliato e specifico.
E sui capelli principalmente lo uso in questo modo. Lo miscelo anche ad alcune maschere per capelli perché comunque ha questa sua caratteristica di essere molto lenitivo, idratante e lisciante, quindi lo miscelo anche ad alcune maschere per capelli e lo lascio agire insieme alle maschere. Altro uso che ne faccio molto interessante, lo uso sulle unghie. Lo metto praticamente su tutte le mani la sera quando vado a dormire. Dopo aver tolto lo smalto, però, perché sembra abbastanza inutile metterlo sullo smalto perché sì, mi ammorbidisce le cuticole, ma non nutre l'unghia avendo lo smalto. Quindi tolgo lo smalto, lo metto sulle cuticole e sulle mani e vado a dormire. Il giorno dopo mi trovo le unghie belle forti e lucenti e luminose e posso passare alla stesura dello smalto. Altro uso molto particolare che non c'è scritto sulla confezione, non c'è scritto sul sito, e onestamente non ho trovato scritto da nessuna parte, è usarlo come struccante. Ho pensato, avendo il 98% di ingredienti naturali, perché non possiamo usarlo come struccante? Quindi sì, ci ho provato. Praticamente l'ho miscelato lo struccante della Viviverde, che se ricordate ora vi ho parlato malissimo perché non mi struccava nulla, l'ho miscelato a quello struccante e ho creato il mio struccante bifasico che mi struccava praticamente tutti gli occhi. Per trucchi particolarmente resistenti, quindi sto parlando di mascara waterproof o eyeliner, l'ho usato semplicemente puro. L'ho messo sulle dita e ho iniziato a massaggiare delicatamente, proprio come facevo per uno struccante Lush, di cui adesso non ricordo il nome, ma ne ho parlato nei prodotti finiti, e quindi l'ho usato un po' come si usa il burro, diciamo, per occhi, per struccare i prodotti più resistenti. E mi ha dato davvero un'ottima. E mi ha dato un ottimo risultato davvero economico rispetto ad altri struccanti, perché un 190 ml costa soltanto 15 euro, ma vi sto già dicendo che se ne possono fare un sacco di usi. Altro modo per usarlo che ho scoperto è quello di lavarci i pennelli, però non tutti i pennelli. Sto parlando dei pennelli che noi usiamo per i prodotti grassi, come ad esempio questo per il fondotinta, che come sapete i flat kabuki sono ottimi, i due fibre sono ottimi per applicare il fondotinta, ma nel momento in cui bisogna lavarlo è uno stress esagerato, come tutti i pennelli da fondotinta, da eyeliner e da labbra, che sono i pennelli che noi usiamo appunto per mettere i prodotti grassi. Come lavo io i pennelli con questo prodotto? Allora, prima cosa che faccio, metto un paio di gocce proprio sul pennello e inizio a farlo assorbire, diciamo, attraverso il palmo della mia mano. Lo faccio assorbire bene bene e poi con questo movimento tolgo via tutto il fondotinta, correttore oppure rossetto dal pennello. Quindi facendo questo movimento, praticamente togliendolo proprio nel vero senso della parola. Dopo rifaccio questa operazione e continuo a togliere. Una volta fatto, logicamente il pennello sarà molto untuoso, quindi abbiamo bisogno di un prodotto sgrassante che tolga tutto l'olio. Molti usano il detergente per i piatti, però devo dirvi la verità, io lo trovo un po' troppo aggressivo per le setole e ho paura che un pennello mi si rovini, dato che un pennello non è che costa tanto poco. Quindi io uso semplicemente un sapone neutro o un sapone di Marsiglia. Ultimamente ho scoperto anche un sapone che è il sapone Alba, mi sembra che si chiami, che ha all'interno l'olio di cocco e viene usato anche per i lavaggi in lavatrice, è un sapone totalmente ecologico. Vi metto qui la foto se riesco a trovarla perché non ricordo precisamente il nome, ma mi sembra che si chiami Alba, una cosa del genere. Comunque è un sapone davvero ottimo per sgrassare appunto il pennello dopo aver fatto questa operazione. Oleosa. E sì, bisogna strofinarlo per bene per togliere un po' tutto l'olio, però alla fine, come potete vedere, il pennello non è assolutamente oleoso e può essere riutilizzato una volta asciugato. Per quanto riguarda ancora il viso, non lo uso soltanto come struccante o come idratante nella zona occhiaie, ma lo uso anche aggiunto alle maschere di argilla, perché molto spesso le maschere di argilla sono molto essiccanti sulla pelle e spesso un po' troppo aggressive, specialmente per la mia pelle che è un po' cuperonica, quindi ha bisogno di un po' di delicatezza. Quindi ne metto un paio di gocce alla mia maschera di argilla e poi la stendo, così non è talmente aggressiva da farmi male. Sul viso però lo uso anche sulle ciglia al posto dell'olio di ricino. Io, cioè, chi mi segue su Instagram sa
che sto facendo un trattamento all'olio di ricino, in pratica niente di troppo elaborato. Metto un po' di olio di ricino sulle ciglia e sulle sopracciglia e poi vado a letto dopo essermi struccata, ovviamente. L'olio di ricino è fenomenale per questo scopo. L'unico difetto che ha l'olio di ricino è che ha un odore che io detesto esageratamente. È un odore che non tutti sentono, a quanto pare, perché c'è una mia amica che non disprezza particolarmente questo odore e si trova bene comunque. Io, nonostante l'odore, lo uso, però quando proprio non mi va di sentire quella puzza nauseabonda, uso ancora una volta questo olio mille usi. E quindi mi idrata molto le ciglia anch'esso, anche se forse non è così potente come l'olio di ricino, ma comunque, avendo mi sembra all'interno anche un po' di olio di ricino, se non sbaglio, comunque ha un potere molto idratante e restituisce alla fibra, diciamo, capillare la sua giusta idratazione e unisce, diciamo, tutte le squame, evitando che la ciglia si spezzi e dando un po' più di vigore alle nostre ciglia. Le mie sono particolarmente sottili, quindi ne ho bisogno, diciamo. Poi io faccio questo trattamento per una decina, quindicina di giorni, poi mi fermo perché mi dimentico di farlo di solito e riprendo dopo un po' di tempo. Comunque non è nulla, non perdete tanto tempo. Aggiungo anche un paio di gocce alla vasca, praticamente quando vado a fare il bagno, ne metto un paio di spruzzatine alla fine e mi rende subito la pelle liscissima, anche se io dopo non voglio mettere crema oppure non voglio spatasciarmi ancora il corpo di quest'olio. Fa tutto nella vasca praticamente, quando ho poco tempo e quindi non ho tempo di ungermi di quest'olio. Parliamo adesso di una caratteristica di tutti gli oli, cioè l'assorbimento alla pelle. Quanto tempo ci vuole per far sì che questo olio si assorba alla pelle? Questa è una cosa molto importante che molte ragazze mi hanno richiesto. Io vi dico che ci vuole davvero pochissimo, pochissimo tempo. Io per esempio per il corpo ci metto più o meno 3-4 minuti e l'olio è completamente assorbito, quindi potete vestirvi tranquillamente. Quindi non è un olio talmente pesante, è molto più leggero questa miscela rispetto all'olio di ricino, che è pesantissimo, oppure all'olio di mandorle dolci. Questo è davvero un olio leggerissimo e delicato. Per questo io lo uso anche come struccante sugli occhi, altrimenti non l'avrei fatto, perché a me non piace quella sensazione di pesantezza che dà all'occhio. Adesso, ora per darvi una prova di tutto quello che vi sto dicendo, ho messo sul dorso della mano un po' di eyeliner. Eyeliner che ho usato all'interno dell'occhio, eyeliner in gel della Essence. E vediamo un po' se davvero questo olio è capace di struccarlo. Quindi facciamo una prova in diretta. Speriamo di non fare figuracce adesso. Allora, ne metto un po' sull'eyeliner. Ne ho messo anche troppo, a dire la verità, per la quantità di eyeliner. Comunque è una goccia, essendo trasparente, non so se lo vedete. Comunque adesso inizio a strofinarlo e vi voglio mostrare che subito l'eyeliner si scioglie immediatamente. Questa cosa non è che la fanno tutti gli struccanti, Badate bene, sicuramente la fanno molti struccanti oleosi, ma non la fanno tutti gli struccanti. E ricordiamoci che gli struccanti oleosi a volte non hanno un inci davvero eccellente come quest'olio, quindi oltre a struccarvi completamente l'eyeliner, e potete vederlo anche autonomamente da soli, vi idrata anche la palpebra e l'occhio e il contorno occhi, che specialmente in inverno risulta sempre molto secco. Allora, l'eyeliner è completamente andato via. Questo penso che sia una prova molto utile per farvi capire che come struccante è davvero ottimo. Attenzione, attenzione però alle persone che hanno la pelle grassa, perché io uso questo struccante prevalentemente sugli occhi e sul contorno occhi, e proprio quando ne ho estremo bisogno nelle zone più aride della mia pelle, che solitamente sono le guance, perché forse sono quelle più esposte alle intemperie invernali. Ma per le persone che hanno la pelle grassa non consiglio assolutamente di usarlo sul viso oppure nella zona T, anche se è secca, perché potrebbe essere un po' troppo oleoso.
per il vostro tipo di pelle, però anche per le persone che hanno la pelle grassa lo consiglio di usare come struccante sugli occhi. Non brucia assolutamente, anche usato da solo. Se invece non usate cosmetici particolarmente difficili da togliere, non usate mascara waterproof, potete, come vi ho detto, miscelarlo a semplicemente acqua termale, acqua di rose e uno struccante che proprio non vi piace, come ho fatto io. Ci sarebbero forse tantissimi altri usi di quest'olio. Io lo uso principalmente per questi usi che vi ho appena descritto. Spero di non essere stata troppo confusionaria nel descrivervi gli usi, ma se voi usate già in generale oli sia per il corpo che per i capelli, vi consiglio di comprarlo, perché ad un prezzo di 15 euro, che sicuramente non è pochissimo, ma non è neanche tantissimo, rendiamoci conto che sono 190 ml di prodotto, quindi non è pochissimo, sicuramente molto di più dell'olio di mandorle, ma secondo me è un mix di oli che può essere usato davvero in tanti modi e sono tutti modi che comunque fanno bene alla pelle e può essere usato come alternativa di altri prodotti che sicuramente non hanno un inci così lodevole, secondo me. E questo è il prodotto che io trovo più multiuso di tutti, diciamo. Se voi avete un prodotto anche voi multiuso, extra multiuso come questo, scrivetemelo sotto in un commento, perché mi fa sempre piacere trovare un prodotto che una volta acquistato non lo usiamo soltanto per quello, ma ha diversi usi, quindi comunque ci permette di risparmiare su altri prodotti che vogliamo comprare. Prima di chiudere il video voglio salutare Valentina, che è una ragazza che mi scrive spessissimo e che trovo davvero appassionata sia al canale che al blog. È ormai diventata quasi un'amica perché ci scriviamo quasi quotidianamente, quindi voglio fare un saluto speciale a Valentina, un bacio Valentina, e un saluto iper speciale anche a Tiziana, che già sicuramente conoscete perché ha un blog carinissimo, vi metto sotto il link del blog, che mi ha inviato questa pochettina con dentro delle cose da provare davvero carine. È una ragazza dolcissima, simpaticissima, un amante dei gatti, è un amante della scrittura e mi piace davvero come scrive sul suo blog. E dentro questa pochettina c'è un mascara della Deborah 24 ore Absolute Volume, che ho provato proprio oggi e mi ha lasciato le ciglia davvero molto morbide, mi è piaciuto tanto, ma è solo la prima prova. Poi mi ha mandato un pigmento in glitter di Essence, adoro i glitter, voi lo sapete, mi piace davvero tantissimo, è lo 04 Broadway Starlet, davvero un pigmento carinissimo che non vedo l'ora di provare. Poi una matita nera, sempre della Deborah, e un campioncino di shampoo e conditioner per i capelli e per il volume, anche se io non ho tanto bisogno di volume, però lo proverò comunque. E poi all'interno c'era anche un cuoricino di cioccolata, ma non ve lo posso mostrare perché l'ho mangiato. Comunque la pochettina è carinissima perché è super luminosa, mi piace davvero tantissimo, e quindi Tiziana ti ringrazio davvero davvero tanto. Sono troppo contenta che da un blog, da un canale nascano questo genere di rapporti amichevoli, perché molto spesso ne abbiamo bisogno, ci sono alcuni momenti in cui abbiamo bisogno di parlare con qualcuno che ci capisce, con qualcuno che ci capisce, specialmente parlando di make up o anche di altri affari, non solo di make up. Adesso vi saluto perché questo video sta risultando un po' lungo e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!